Allora, scusate se siete praticamente poco stabili, ma avevo dimenticato di girare l'intro, di registrare l'intro per il video. Allora, questo è un video trucco su un trucco che ho visto in una puntata di Una mamma per amica. L'ho visto a lei, come si chiama? A Lorelai Victoria Gilmore. Molto semplice, sui toni dell'azzurro e del blu. Niente di particolare, l'ho fatto in modo rapido, sono pochi passaggi, spero che vi possa essere utile e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba, scusa del tremolio. Allora, chiedo scusa per l'acconciatura molto sobria, ma stasera volevo essere boccolosa, quindi ho messo i bigodini quelli lunghi. Se vi interessa la recensione e anche il video dove faccio vedere l'applicazione di questi bigodini, vi lascio qua la recensione e qua il video. Ho già fatto un occhio, ho fatto la base, praticamente mi manca ovviamente il secondo occhio, non posso uscire così, le labbra ovvio e vabbè, la seconda cifra che uso di solito. Iniziamo a truccare l'altro occhio, non vi zoomo più di tanto perché ho visto nell'altro video che ero fuori fuoco. Però i passaggi sono molto semplici e quindi si dovrebbe vedere bene. Prima cosa che vado a mettere è la base occhi, è sempre quella della Debby, l'eye primer. Ne metto un po', la metto sulla palpebra mobile fissa. Sporco anche un po' le sopracciglia perché io uso per sistemarmi le sopracciglia delle polveri, gli ombretti di Essence praticamente. E visto che dovrò tenere questo trucco per tante ore, perché dovete sapere che oggi è San Valentino e quindi uscirò, ed è anche sabato, uscirò prima del normale. Io di solito esco alle 11 e mi ritiro verso le 3, 4, dipende. Ma visto che devo uscire praticamente alle 8 e mezza, ho paura che mi perdo il sopracciglio. E quindi ho messo la base anche sulle sopracciglia. Un altro gocciolino lo metto sotto perché stasera niente matita al di sotto, ma come lo scorso video vado a mettere l'ombretto. Lo spalgo per bene. Questo è fatto. Prima cosa che vado a fare è prendere da questa bellissima confezione trucco, me l'hanno regalata dei miei amici di università. Prendo un aspettate che qua c'è anche qua c'è lo specchietto, non vorrei accecare. Comunque prendo un celeste opaco, molto chiaro, e con il mio applicatore spugnoloso lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Oddio, ha spolverato un po'. Quindi vado e lo metto, lo tampono per bene su tutta la palpebra. Mi concentro anche bene qui, alla fine, dove si incontrano praticamente palpebra mobile e palpebra fissa, perché l'attrice che interpreta Lorelai Victoria Gilmore ha gli occhi molto piccoli. Per ingrandirli, la parte finale in questo trucco è colorata di meno della linea colorata, non so, oddio, non so più parlare, che congiunge la piega palpebrale, quindi c'è un pochino più di bianco per allargarle lo sguardo e quindi mi concentro bene anche qua. Ok, ora prendo il pennello da sfumatura di Kiko, sempre il 200, e un azzurro blu intenso, blu, un azzurro, sì. Shimmer praticamente. Questa palette ormai è quasi conclusa, non vedo l'ora che finisca anche quel colore, così la butto. Mi piace troppo questo colore, spero di riuscire a trovare qualcosa di simile. Lo intingo all'interno il pennello,
tolgo l'eccesso e inizio a colorare all'interno della piega. Questo passaggio prenderà un po' di tempo perché vado a costruire piano piano il mio colore, facendo sempre questo movimento, cioè proprio metto il pennello all'interno della piega palpebrale e vado avanti e dietro, lasciando praticamente non colorato questa zona interna e questa zona esterna. Riprendo un altro po' di colore, tolgo l'eccesso e continuo a strutturare il mio colore. Quando più o meno il colore all'interno mi sembra similare, inizio a sfumare un pochino verso l'alto l'azzurro, il blu, per alzarmi un po' la palpebra. E a questo punto, quando vedo che la sfumatura alta è simile, prendo, oddio, scusate, il pennello da Smokey Eye della Essence, lo stesso colore blu, e vado giusto all'interno della mia piega per approfondire lo stacco. Ok, a questo punto riprendo l'applicatore spugnoso e il colore blu, lo intingo di punta perché ho bisogno di un po' di precisione e vado sotto. Questa parte la si potrebbe fare anche con una matita blu, che in questo momento ce l'ho. Ad averla ce l'ho, ma in questo momento non so dove sia. Comunque, arrivo dall'angolo interno all'angolo esterno e come sopra strutturo piano piano il mio colore. Tiro poco poco in esterna. Ok, poi prendo un pennello dalle setole morbide e il beige che di solito io metto per come highlighting, oggi non metterò highlighting sotto il sopracciglio, ma lo userò per illuminare la zona interna in questo modo, sempre per lo stesso principio che lei ha. Gli occhi sono molto belli, però sono piccolini, quindi usano queste tecniche, hanno usato queste tecniche nella, oddio, come si chiama? Nella serie TV per aprire molto il suo sguardo. A questo punto, linea di eyeliner relativamente sottile, con una leggera linguetta per liftare leggermente l'occhio. Una particolarità di questa linea di eyeliner è che non inizia alla giuntura delle due rime, ma un mezzo millimetro all'interno, sempre per il solito principio. A questo punto mi devo piegare le sopracciglia con questo strumento di distruzione di massa, più che altro di paura di massa, e ovviamente vado a fare le mie solite passate di mascara sia sopra che sotto. Userò il mascara della Yves Rocher mascara extra volume e poi sopra metterò il top coat mascara della Essence, quello con le fibrette. A questo punto, dopo il mascara, vado a sistemarmi le sopracciglia. Cioè, proprio stasera che è San Valentino mi è uscito un mega bubbone qua che ho cercato di mascherare con fondotinta, correttori, non si capisce niente, però ovviamente quando ti serve una pelle perfetta non ce l'hai. Questo è il duo della Essence, con la parte chiara riempio i buchini e ridefinisco leggermente la forma, anche se non più di tanto, mi piace la forma delle mie sopracciglia, anche se devo andarle a rifare dall'estetista, non sono in grado di farmi le sopracciglia da sole, prendo la parte scura.
tra una spinnettata e l'altra dell'estetista, quindi il fatto che me le sistemi, io l'unica cosa che faccio è cercare di togliere i peletti che si formano qua e quelli centrali. Con un po' di chiaro sfumo lo scuro e vado a ripettinare. No, sono proprio inceppata con le sopracciglia. Fortunatamente non ho grossi problemi, perché cioè, mi piace la mia forma. Però mi piacerebbe riuscire a pulirle anche da sola. Comunque, dopo di questa, dopo di ciò, cipria fissante. Come cipria fissante utilizzo le... Già ne ho usata una, ho usato, dove l'ho messa, la voglio far vedere, quella di Maybelline, la Affiniton. Però per avere un glow e una lucentezza differente sul viso, utilizzo le Meteoride Biohome con un pennello ovviamente da cipria, questa è della Kiotis. Vado all'interno e spolvero sul viso. Questo tipo di applicazione, quindi di una seconda cipria praticamente illuminante e radiante, uno ovviamente fa reggere di più il make up e due regala questo effetto molto fresco e bello radioso al viso, mi piace molto. Sulle labbra vado a mettere un gloss, sta in questa vecchia trousse della Pupa, è un gloss trasparente tendente a rosa, sembra rosa ma sulle labbra praticamente è trasparente, lo metto con il dito, è un classico gloss che dona alle labbra solo un po' di... effetto specchio. Che mi piace molto. Come ultimo passaggio vado a prendere un'acqua termale, sempre per il discorso che devo farmi durare il trucco più tempo possibile. Questa è della Terme di Salsamaggiore. E dove fanno messi d'olio, se non sbaglio? Sì. Se non erro, vabbè, Vise Corpo spray dermatologico acqua fonte termale di Salsamaggiore. Contiene acqua salsobromoidica naturale delle Terme di Salsamaggiore senza conservanti, senza profumo. Lenitiva, rinfresca, idrata le pelli delicate e sensibili. E la da spruzzare sul viso. In questo modo il mio trucco durerà tutta la serata senza spostarsi. L'ho constatato tipo al matrimonio della mia amica, matrimonio di cugini, la mia laurea, e tipo quando so che devo tenere il trucco addosso per tanto tempo, anche se non vado a mettere una base al di sotto, questo tipo di utilizzo dell'acqua termale mi aiuta a far reggere il mio trucco molto 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 di più. Ok, mi dovrei sciogliere i capelli per fare la fine del video, ma li vorrei tenere un altro po' visto che ho un po' di tempo a disposizione, quindi mi sa che la fine del video la facciamo così? Sembra brutto, vabbè. Comunque, spero che questo video vi sia stato utile, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!